Fest, ovvero il mondo delle immagini che quest'anno, nona edizione del festival, racconta il sogno. Con una retrospettiva dedicata a Man Ray in occasione del centenario del Manifesto del Surrealismo, sono previste 33 mostre e installazioni di artisti internazionali. Si comincia il 30 agosto fino a novembre. La mostra avrà sede nel prestigioso castello Carlo V di Monopoli, ma tutta la città sarà coinvolta nella manifestazione. A Palazzo Palmieri, quartier generale del festival, invece sarà allestita la Warcraft Tower, progettata dall'architetto Arturo Vittori e presentata alla Biennale di Venezia nel 2012. La Warcraft Tower è una struttura alta circa 10 metri che raccoglie acqua dall'aria tramite condensazione. Costruita con materiali naturali, può raccogliere fino a 100 litri al giorno senza elettricità, offrendo una soluzione sostenibile per comunità in regioni aride. Proviamo a raccontare con questa mostra che è molto preziosa per noi, è molto preziosa perché è una mostra con delle fotografie originali di Man Ray, che fa parte di una mostra del 1976, che sarà poi l'anno della morte di Man Ray, a Venezia, alla Biennale, e che grazie alla collaborazione con l'archivio storico siamo riusciti a portare a Monopoli. Sono appunto 22 fotografie che raccontano un po' tutto l'excursus della sperimentazione artistica, passando da scatti celeberrimi, come appunto il violon d'Ingres, fino ad esplorare le tecniche appunto più innovative, quindi la solarizzazione per esempio e l'invenzione delle radiografie di Man Ray. Un artistico e i responsabili, gli organizzatori di Fest 2024, e un'installazione che dice moltissimo in un momento drammatico della nostra regione e del nostro paese, del Mezzogiorno, rispetto all'approvvigionamento idrico, rispetto al dramma dell'acqua. E come mi capita di ripetere anche qui spesso negli ultimi tempi, in un mondo nel quale ci sembra di non comprendere più nulla, l'arte e la fotografia come massima espressione contemporanea riesce a darci qualche chiave di lettura per orientarci in questo, mi permetterà il magnifico lettore, casino inenarrabile. Fest a Monopoli, un appuntamento post estivo ormai da 9 edizioni. Assolutamente sì, un appuntamento fisso che dà la possibilità di continuare l'estate monopolitana e prepararsi anche al periodo autunnale, quindi foto, arte e tanto altro da vedere nei luoghi più iconici della nostra città. Quest'anno anche Palazzo San Leonardo, oltre il castello, oltre tutto il centro storico. L'apertura della stagione post estate è un'estate clamorosa dal punto di vista degli eventi culturali, di spettacolo, e Festa apre una stagione che consolida sempre di più la Puglia quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. Un festival internazionale dedicato alla fotografia, una delle forme di espressione dell'arte più forti, più significative, giunto alla nona edizione, e quando si va verso i 10 anni vuol dire che l'evento si è radicato nel territorio, ha saputo intercettare il bisogno culturale di questo territorio, di questa regione, non soltanto di Monopoli, e quest'anno va ad affrontare un tema impegnativo, il tema del sogno. Dopo tante branche della cultura, dell'arte esplorate in questi anni, oggi si va ad esplorare il tema più complesso, il sogno, nel 100° anniversario del Manifesto del Surrealismo.